immaginate un ritorno della Ferrari con i colori rosso e bianchi o con i colori rosso e giallo? Sì, perché praticamente qualche giorno fa è arrivato questo rumor che è stato, possiamo dire, una piccola indiscrezione del possibile nuovo merchandising della scuderia Ferrari. Il nuovo merchandising, la nuova maglietta, potrebbe essere di colore rosso e giallo. Un ritorno al 2022, un ritorno un po' alla Monza 2022. Questo sta a significare un po' di giallo sulla macchina e anche un po' di bianco oltre il rosso, che è normale della Ferrari. Lo scopriremo, sappiamo ormai, mancano poche settimane all'inizio e alla presentazione della Ferrari e mancano soprattutto poche settimane all'inizio dei test in Bahrain e manca anche sempre poco all'inizio del Mondiale 2024 della Formula 1. Beh, sì, questo è stato un piccolo rumor che ho sentito, che il nuovo merchandising della Ferrari potrebbe essere di colore rosso e giallo. E sicuramente un po' i colori che appartengono alla Ferrari, soprattutto il giallo Modena. E sicuramente la livrea, sarà rossa, ma come è normale che sia. Però attenzione perché potrebbe spiccare sulla macchina un po' di giallo, chi lo sa? O potrebbe spiccare invece del giallo un po' di bianco, un ritorno un po' come tempi, un po' alla F2004, alle prime auto con lo sponsor Marlboro o con lo sponsor Santander. Nei tempi di Alonso o nei tempi di Vettel? Chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo, questo è più che certo. Sappiamo, la nuova Ferrari, come detto, assomiglierà al 90, assomiglierà, potrebbe assomigliare molto alla RB19 dell'annata scorsa, però, come detto, io su questo fattore potrei essere preoccupato perché e l'ho detto già in un video qualche giorno fa. Sappiamo, la SF24 o il progetto 676 sarà un'evoluzione al 95%, quindi sicuramente vedremo un'auto al 95% diversa rispetto alla SF23. E come detto, la prenderanno i punti forti dalla SF23 e la metteranno nell'auto, nella nuova Ferrari. E lo sappiamo tutti molto bene perché se riesce a sfruttare in una macchina nuova i punti forti della macchina nuova e poi i punti forti che sono stati dell'auto dell'anno prima, ti può uscire sicuramente un'auto un po' più competitiva, sicuramente all'auto precedente e all'auto dell'anno scorso. Sicuramente non sarà facile battere Red Bull, ma sarà anche quasi impossibile. Io, essendo tifoso Ferrari, sono il primo a crederci e spero che l'anno 2024 sia un anno buono per la rossa. Però sappiamo, Ferrari, se veramente vuole permettersi un anno 2024, non dico, con un po' di gioie, sicuramente dovrà fare pochi errori. Sappiamo, Red Bull sarà una macchina quasi imbattibile, lo sappiamo tutti molto bene. Sicuramente, clamorosi imprevisti, la Red Bull vincerà il mondiale. Sì, è troppo presto sicuramente per dire una cosa del genere, però sappiamo già il distacco che ha avuto la RB19 sui suoi avversari nel 2023. Sicuramente non fa dormire neanche sogni tranquilli agli avversari di Red Bull anche per quest'anno. E lo sappiamo tutti, tutti molto, molto bene. La Red Bull sarà molto difficile da battere. Questo e questa è anche, diciamo, un po' la
la sincera verità sul fattore del Mondiale 2024 e lo sappiamo tutti, tutti molto molto bene. Ferrari ci metterà, io spero che Ferrari veramente ci metta del suo per creare un'auto competitiva per il Mondiale, per questo Mondiale 2024. Come ha detto, si parla di pance, stile Red Bull, però io vi dico una mia piccolissima considerazione. Io credo che le pance che vedremo nella 676 saranno pance come le sono state quelle dell'SF23 da Barcellona in poi, quindi da giugno in poi fino poi all'ultima gara. Sicuramente io credo che saranno rastremate un po' di più rispetto a quelle che erano della SF23. E poi sicuramente vedremo un ala anteriore, sicuramente quasi stile Red Bull, quasi stile RB19, però forse non sarà proprio simile al 100% l'ala anteriore della 676 a quella dell'RB19, anche se si è parlato molto di un ala anteriore stile RB19. Torniamo al merchandising. Il merchandising è sicuramente rivedere una maglietta che, se devo dire sincerità, non mi dispiace, è rosso e giallo che ricalzano un pochettino i colori della Ferrari. Il rosso che è sempre stato molto molto spumeggiante, e i colori di Modena, il colore giallo, e lo sappiamo tutti molto bene. L'ultima volta che abbiamo visto il colore giallo fu proprio a Monza 2022 con una livrea che era al di poco bellissima e spettacolare. Quindi il merchandising della Ferrari stupisce e forse non poco, solamente sì, non sarà accattivante al 100%, però se vi devo dire la sincera verità, vedere un merchandising con il rosso, che è sempre stato quello della Ferrari, a un giallo, che è sempre, sono stati sempre, diciamo, i colori del giallo di Modena, dai, non sembra male. E ultima parola, sicuramente Ferrari si dovrà impegnare per ritornare più competitivi rispetto all'annata precedente. Sappiamo, non sarà facile, non sarà per niente facile, perché la RB19 sarà, perché la RB20 sarà un'auto, non dico imbattibile, però che sicuramente farà una stagione, non dico che vincerà tutte le gare quest'anno, però sicuramente, clamorosi imprevisti, la maggior parte le vincerà. Poi spero di sbagliarmi. Ringrazio per chi ha visto il video fino alla fine. Ricorda il like e l'iscrizione e poi di attivare anche la campanellina. E vi ringrazio, come detto, ringrazio per chi ha visto il video fino alla fine. E noi ci vediamo in un nuovissimo video.